è stato eseguito un intervento definitivo, correttivo, quindi verosimilmente la bimba non avrà mai più bisogno di essere operata. E la qualità di vita dovrebbe essere eccellente, insomma, non dovrebbe avere nessun tipo di limitazione. Le condizioni cliniche erano, diciamo, abbastanza gravi, con una grave desaturazione, quindi necessità di ossigeno, e la piccola Anza praticamente è affetta da una cardiopatia congenita, quindi una malformazione cardiaca dalla nascita, che solitamente viene trattata chirurgicamente nelle prime 2-3 settimane di vita. Di solito questi bambini nascono, non vengono mandati a casa, vengono trattenuti in ospedale, trattati con dei farmaci, fino a che non viene fatto l'intervento a 2-3 settimane di vita. La piccola Anza è arrivata con questa cardiopatia congenita a 9 mesi, ovviamente la cardiopatia congenita piano piano ha creato degli ulteriori danni, e fortunatamente è arrivata viva a 9 mesi, però le condizioni erano abbastanza critiche, quindi aveva la necessità di essere trattata chirurgicamente in tempi rapidi. Quando è arrivata qui in ospedale la saturazione era intorno ai 50-60, ovviamente precipitava con il pianto, precipitava durante un banale prelievo, aveva degli equilibri molto delicati, però nel post procedura è stata portata in terapia intensiva, ha iniziato ad avere una saturazione veramente bassa, quindi è scesa anche a 20%, che è una saturazione incompatibile con la vita, quindi abbiamo avuto la necessità di portarla immediatamente in sala operatoria per andare avanti con il programma chirurgico. L'intervento io l'avevo programmato per stamattina, l'ho dovuto anticipare diciamo di qualche ora perché purtroppo la situazione era peggiorata, ma come era facilmente prevedibile, infatti la avevo fatto allestire già la sala operatoria prima di fare il cateterismo cardiaco, perché ovviamente sapevamo già che l'equilibrio era molto delicato. La piccola Anza è stata fortunata per 2 ragioni. Uno, perché è arrivata viva in un paese che le poteva offrire le cure, e 2 perché è arrivata, diciamo, nel nostro ospedale, che è un ospedale nel quale c'è un'equipe che ha esperienze anche di questo tipo di cardiopatie congenite. Attualmente Anza è stata operata stanotte, l'intervento è andato molto bene, l'emodinamica era stabile, siamo usciti dalla sala operatoria con la piccola in condizioni ottime, e quindi è stato possibile estubarla, svegliarla ed estubarla già dopo un'ora dall'intervento. Questo ha consentito alla piccola di trascorrere una notte molto tranquilla, respirando da sola, diciamo, dormendo e svegliandosi in maniera fisiologica. Stamattina ha ripreso a mangiare, le condizioni permangono stabili, buone. La prognosi, diciamo, ovviamente finché i bimbi sono in terapia intensiva è riservata, però se le cose continuano, diciamo, ad andare bene, l'emodinamica rimane così stabile, nel giro di un paio di giorni potrebbe uscire dalla terapia intensiva, essere trasferita appunto in reparto dove la accoglierà la mamma.